La farmacia ed ogni problema lo porta via. Perché mi fai stare bene? Ricorda la farmacia. Perché mi fai stare bene? La farmacia. Rido anche nel jingle. Perché devi ridere? Non lo so. Sì, pronto, buongiorno. Parlo col signor Lettiere. Chi è? È la farmacia, buongiorno. Volevo dirle che è arrivato il pacco che ha ordinato. A Carrè. Come? Carrello. No, è la farmacia che parla. È arrivato il prodotto che aveva ordinato. Ma... qual è la farmacia? Volevo dirle che è arrivato il massaggio a scroto per prevenire i problemi alla prostata che aveva ordinato. Se deve aprire i medicini ce l'ho. Come dice? Se deve aprire i medicini. Sì. C'è un imbarazzo generale. Ha bisogno generale. Anche di un oggetto per parlare meglio. Magari un fermalingua. E così funziona un telefono, cavagliato io. No, niente, va bene. Senta, allora, se viene a ritirare questo massaggio a scroto, volevo solo dirle di fare attenzione perché ha molte velocità, quindi la tenga bassa inizialmente per massaggiare gli scroti. Con lo scroto tutto ok? Posto? Sì, ma la pillembre, sì. Non capisco. Guardi, io non capisco cosa dice. Ce lo dica Gerardo. Sì, quanti secoli ha lei? Quanti secoli ha? Quanti secoli ha? E non capisco, cioè, lui. In che millennio è nato? In che millennio è nato? Regno è nato. Quanti anni ha? Io? 84, sono per le 85. Ah, bene, allora se il massaggio a scroto è per suo figlio, lo usi anche lei. Il massaggio a scroto che avete ordinato? Un massaggio. Scroto. Palle. Il massaggio che avete ordinato, che dite? Massaggio a coglioni. No. Vecchio, no. Pronto? Massaggio per... a malattia. Allora, avete ordinato un massaggio a coglioni. No. Massaggio a coglioni. Ok. Ciao. Arrivederci. Esatto. Grazie. Perché mi fai stare bene? Ma che te